Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che, se vogliamo, ricalcherà un po' un vecchio format che abbiamo provato a lanciare tempi addietro. Chi è sul canale da un po' di mesi si ricorderà il Mondo Weekly, una roba del genere. Ma prima di iniziare vi ricordo sempre, andate a iscrivervi, anzi entrate nel gruppo Telegram, trovate il link nelle mie bio del canale e non solo di quello. Dovete andare a seguirmi tutti sui giri, ragazzi, stiamo cercando di crescere un sacco anche lì, stiamo facendo robe molto belle nelle stories, insomma. Veramente, c'è un sacco di roba da fare, è interattivo anche il canale IG, vi rispondo sempre anche ai messaggi privati, insomma, c'è un sacco di roba, bellissimo, seguitemi su tutti i social quindi. Ma detto questo, torniamo un po' a quello che è il senso di questo video. Il video di oggi, come ho detto, ricalcherà un po' il format del weekly, ma sarà una roba più ampia. Non vuole essere un vlog, non so come lo chiamerò il format, probabilmente la mia settimana, la settimana del mondo, non lo so. Racconteremo insomma quella che è stata la settimana appena passata, che si sta concludendo in questo weekend. Diremo qualcosa magari sulla nuova stagione di Mondo Nerd che ormai è alle porte. Diremo qualcosa sulle settimane che ci aspettano, insomma. Dovrebbe essere un format con cadenza settimanale nel weekend, vedremo. E c'è tanto da dire, perché settimana torno al lavoro, raga. Ero in ferie settimana scorsa, cioè questa settimana, voi state ancora vedendo il video, quindi siamo ancora nel weekend questa settimana. Ero in ferie, quindi ho fatto un sacco di roba per il canale, per tutti i miei canali social. Da settimana prossima farò più fatica, ovviamente, perché si rientra in fabbrica e il sol pensiero un po' mi rattristisce, perché sì, non siete solo voi studenti che rientrate da scuola, ma anche per chi lavora. Il rientro dalle ferie è molto traumatico. Se non è così per voi, tanto di guadagnato, scrivetemelo nei commenti. Fatemi sapere un po' com'è il vostro approccio al rientro al lavoro. Detto questo, in settimana abbiamo provato quindi questa beta, diciamo, del canale con nuovi format. Abbiamo provato a lanciare più video lunghi, avete visto che ho fatto il video su Boruto, ho fatto il video sugli acquisti del mese, ho fatto il video su Deadpool e Wolverine settimana scorsa, Jujutsu Kaisen, insomma stiamo provando ad ampliare il canale, a dare una forma al canale, che è la forma che vorrei dargli da settembre in avanti, come vi ho già spiegato in altri video ormai. La decisione è quella di cercare di trattare più temi possibili. Perché? Perché questo dovrebbe essere veramente un'arma a doppio taglio, vale a dire la comfort zone del canale anime manga. Ma siccome a me piacciono molti prodotti e credo che a molti di voi, soprattutto che il mondo nerd sia variegato, chiamandomi mondo nerd, è giusto che io incominci anche a parlare di Marvel, DC, Star Wars e molto probabilmente anche Disney e Pixar and Company, insomma un po' tutto. Quindi cercherò di toccare un po' tutti gli argomenti che compongono il mondo nerd in generale. E questa è una decisione che ho preso, ho parlato con i collaboratori, insomma c'è entusiasmo da questo punto di vista anche da parte mia, perché poter parlare di altri prodotti che a me personalmente piacciono molto mi carica molto. So che sarà difficile, perché non è facile mai spostare poi l'attenzione su altri verse, soprattutto quando tu hai abituato il tuo pubblico a parlare solo di anime e manga, però credo che sia fondamentale. E a proposito di questo, dovremo fare anche un discorso per quanto riguarda le live, che anzi affronteremo subito, via il dente, via il dolore. Tra l'altro, oggi e domani, quindi sabato e domenica, sarò in live al pomeriggio verso le 5 e mezza, quasi sicuramente sul canale di calcio, continuiamo la carriera giocatore con FIFA, quindi non mancate. Però, per quanto riguarda le live, ragazzi, dovrò farle, ma abbassare un pochino il ritmo. Questo perché? Perché voglio fare molti più video lunghi, voglio spingere sui video lunghi che sul canale sono sempre andati male e stanno continuando ad andare malino in generale. Ma non fa niente, voglio provarci, devo assolutamente provarci, è una roba imprescindibile per YouTube e per il mio canale, il nostro canale, diciamo così, visto che siamo una grande community. E questo potrà portare a settimane in cui magari un paio di giorni non farò le live all'interno della settimana. La butto lì, potrei fare le live lunedì, mercoledì, venerdì su Mondo Nerd, il weekend su Mondo Calcio, il martedì e giovedì non far live. Non lo so, valuteremo poi settimana con settimana, insomma. Perché comunque, a parte che è un caldo incredibile in sta casa, comunque è una cosa che va valutata poi passo a passo. Naturalmente questo è dovuto al fatto che devo recuperare un sacco di prodotti. Il bello della settimana appena passata, visto che parliamo anche di quello, è che sono riuscito a recuperarmi quasi tutto Star Wars The Acolyte, la serie, mi manca solo l'ultima puntata. Posso dirvi che capisco bene perché è stata cancellata, nonostante dispiace, perché comunque lascerà tante domande senza risposta, però diciamo che la serie non è tra i migliori prodotti Star Wars, anzi, si classifica tra i peggiori, io credo. E però questo non è il video di Star Wars Acolyte,
Ieri mi sono preso un'oretta e mezza per giocare a Star Wars Outlaws, il nuovo gioco di Star Wars, o Outlaws che dir si voglia. Molto bello, interessante. Mi piacerebbe anche da questo punto di vista magari riuscire a giocarci, finirlo, giocare un 30-40 ore e poi fare un breve video in cui vi parlo delle mie impressioni, anche perché molti di voi so che sono interessati all'acquisto potenzialmente del gioco, magari fra qualche mese, quindi perché no, si potrebbe fare anche un video del genere. Ho iniziato a leggere I Cavalieri dello Zodiaco, sono al secondo volume, ho letto Sandman è un'altra roba della DC, ho letto Sandland di Akira Toriyama, sono al numero 94 di One Piece, mi sto avvicinando a essere in pari piano piano. Insomma, ho fatto un sacco di roba, ho letto il secondo volume di Shibatarian, tutto questo tempo non l'avrò perché poi comincio a lavorare la settimana prossima, però devo ritagliarmelo perché voglio parlarvi di più prodotti possibile, voglio essere più preparato possibile. Quindi le live ci saranno sempre tante, probabilmente ogni tanto ce ne saranno qualcheduna di meno, e perché d'altronde se voglio aumentare un po' anche la qualità del canale non posso che fare così, ho bisogno di tempo per riuscire ad aumentare anche le mie conoscenze, e anche perché poi ho anche piacere di fare questa cosa, quindi volevo parlarne appunto con voi. So che questo video deve essere strutturato diversamente, ma siccome io non ho una scaletta, ragazzi, va come va. Detto questo, allora, quindi discorso live l'abbiamo affrontato e sarà così. Potenzialmente ci saranno due giorni in cui non farò live durante la settimana, poi ci saranno settimane magari che vado in live tutti i giorni, settimane che magari non vado in live per tre giorni. Vi terrò aggiornati. Il metodo migliore, ragazzi, è sempre quello. Iscrivetevi, entrate nel gruppo Telegram e lì sapete tutto. Aggiornamenti in tempo reale e quant'altro, insomma, interagite con la community, tra l'altro è molto bello, insomma. Potete chiedere consigli su cosa leggere, un sacco di robe. Quindi fatelo, perché veramente ci stiamo avvicinando ai 400. E niente. Archiviato il discorso live, abbiamo già parlato del futuro del canale, quindi dei nuovi format, dei nuovi prodotti di cui vorrei trattare con voi. Sto puntando molto sul mio profilo IG, questa cosa ve la dico, è per quello che tutti i video vi chiedo di seguirmi, perché è molto importante, perché è comunque una grande vetrina ancora al giorno d'oggi quel social e io non posso farne a meno. E tra l'altro mi offre un sacco di variabili molto belle nelle storie per interagire con voi. C'è stata la storia interattiva su Batman che si è conclusa ieri, è andata veramente molto bene, vi ringrazio di cuore a tutti per avermi seguito. Settimana prossima non ci sarà una storia interattiva, ma ci saranno altre cose. Attualmente ho aperto il box delle domande, quindi se volete farmene andate a seguirmi e mi raccomando, mandatemi una domanda così vi posso rispondere su qualsiasi tema, che sia un tema nerd, un tema vario, vedete un po' voi poi. E niente ragazzi, se vedete un piccolo taglio perché avevo un caldo incredibile, quindi adesso riprendo. Dove ho arrivato? Ah, le live, il discorso live l'abbiamo chiuso, il discorso di questa settimana insomma, perché poi doveva essere incentrato su questa settimana che è appena passata, ma fa niente, ve lo dico molto velocemente, ho letto un sacco come vi ho detto, ho acquistato un bel po' di manga, avete visto il video degli acquisti manga, ho recuperato quasi tutta la serie TV di Star Wars, The Acolyte. Obiettivo della prossima settimana è iniziare Gli Anelli del Potere, la Season 2, magari me ne parlerò anche se non lo so, perché se gli anelli è difficile parlarne, devo trovare il modo giusto, e fare 3-4 video lunghi a settimana è il nuovo obiettivo del canale, 3 almeno credo di potercela fare, usciranno un sacco di shorts la settimana prossima, ho nuovi format in mente che potrebbero partire, adesso stiamo un attimino a vedere, se entrate nel gruppo Telegram ci sono le nuove top da votare, adesso stiamo facendo la top Disney, poi ci sarà una top incredibile che inizierà probabilmente a cavallo tra settimana prossima e quella dopo, top che poi si tramutano in un video come avete visto ultimamente, e niente che dire, mi rimane veramente da ringraziarvi di cuore a tutti. Ah, ultima cosa, devo acquistare un microfono, perché? Perché io posso registrare da PC, è incredibile, c'ho il PC col microfono, bello e tutto, ma registro da telefono sti video lunghi, quindi acquisterò a breve un microfono per questo. Da attaccarmi qui, per questo lo sto facendo, perché quest'audio è inaccettabile, visto anche i numeri che abbiamo sul canale. Acquisterò un microfono a brevissimo. E niente ragazzi, io vi ringrazio veramente di cuore, siete una community fantastica, mi state supportando tantissimo in tutti i miei progetti, spero che vi possa piacere tutta questa roba nuova che bolle in pentola. E niente, io vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo, spero, settimana prossima per un aggiornamento di quello che è stato questo video. E niente, rimanete sintonizzati sul canale perché sta uscendo un casino di roba. Ciao ragazzi!